Giuseppina e la madre sembrano due bambine grazie a Giuseppina Nosè, Mantova cara Concita, oggi Carla Nicolini, mia carissima amica e socia di Oltre la Siepe Onlus, associazione per la promozione della salute mentale fondata a Mantova nel 1996 a ridosso della chiusura del manicomio di Mantova, mi ha mandato un messaggio insistendo perché leggessi la tua rubrica. Ti ringrazio per il coraggio di dare voce alle voci che di solito se ne stanno nel sottoscala dell'anima. Anche la mia ha preso coraggio e così ti scrivo. Faccio memoria della mia mamma, morta nel 1997, che nonostante la vita in manicomio, era una ragazza madre, vergogna di una famiglia poverissima, mi ha sempre passato l'orgoglio di essere stata la cosa più riuscita della sua vita. È un racconto della mia intimità. Eccolo. Non mi sono sentita di partecipare ad alcuna ricorrenza, né di esprimermi in questo spazio che concedi alle voci che nei convegni non possono parlare. Quelle dei familiari di persone con sofferenza mentale, quelle degli amici intorno ad essi o quelle dell'indifferenza e della paura di tanti che non conoscono la malattia. Nemmeno nella mia città, Mantova, ho trovato questa forza tenuta a bada dalle emozioni, ancora dense, di bambina che andava per i viali del manicomio a trovare la sua mamma. Tante narrazioni sul quarantennale della legge Basaglia espresse da psichiatri. Loro si sentono liberati di essere stati degli aguzzini? Sarebbe mai esistito il manicomio senza psichiatri? Non ce la posso fare a stare dentro il manicomio dell'ideologia che vive a ritroso nel tempo con la testa e il collo piegati ostinatamente all'indietro e mai dentro alle storie delle persone. Non si tratta solo di categorie professionali. Ci sono tanti sarti che tagliano la mente e cuciono il dolore dei pensieri. Basta smussare i bordi del cervello, sfilare gli orli e le oscure trame di chi si butta dall'ultimo piano della vita. Non vogliamo ricorrenze. A volte è forse una carezza in quelle case di famiglie incredule, sul perché succede proprio a loro di dover tradurre la lingua dei malati, figli figlie fratelli sorelle papà mamme spaesati, fuori e non normali. Vedo la folle corsa dentro le mura di tante case. Non c'è ricorrenza che abbatta sbarre. Solo la vicinanza di giorno in giorno, il pudore, la trepidazione, la forza dei legami, la tutela presso strutture sanitarie spesso sacrificate alla servitù volontaria delle prestazioni o dei budget. Sento alta l'indignazione di usare il dolore altrui per far memoria senza contaminarsi. Quello che ho visto, senza attendere ricorrenze di sorta, è l'impari coraggio di tante famiglie che perennemente chiedono come gestire la convivenza con persone fragili in un esercizio di speranza silenziosa, andando oltre le siepi, fondando associazioni, infilando, di ora in ora, un ago nel buio. La cruna è la luce che si può fare insieme. Forse le mie ferite, più larghe perché hanno raccolto quelle di tante persone, sono grandi e vogliono stare lontano da chi le tocca inquinandole. Invece, Concita, è riuscita a stanare le mie parole e le mie lacrime. Grazie.